Ah, non vedo l'ora di usare il mio prossimo desiderio magico. Cosa potrei esprimere? No, 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 questo non va affatto bene. Andiamo a vedere cosa è successo. Ciao, James. Cosa c'è che non va? Oggi tocca a me pulire la stazione di Napford. E guardala, è tutta ricoperta di fango. Mi sporcherò di fango anche io, già lo so. Oh, questo non va bene. Ed è anche peggio, ho finito il detersivo. Oh, sì, è ancora peggio. Come farò a pulire Napford? Cosa ne dici di un desiderio di compleanno magico? Davvero? Desiderare del detersivo? No, qualcosa ancora meglio. Desidero di essere dentro una super bolla di sapone. In questo modo posso rimbalzare in giro per la stazione e rimuovere tutto il fango. Oh, davvero geniale, Thomas! Grazie, James. Ora bisogna... È molto scivoloso. Devo prendere il controllo. Mi sa che ci sto prendendo la mano. Ci siamo, così funzionerà. Forza, puliamo Napford. Stazione di Napford pulita. E non c'è nemmeno una goccia di fango su di me. Grazie davvero, Thomas. È a questo che servono gli amici. E... buon compleanno! Grazie! Ci vediamo, James! Qual è la parte migliore del ricevere dei desideri magici come regalo di compleanno? Direi tutte quante! Ma ora, che cosa posso desiderare? Thomas! Thomas! Grazie al cielo sei qui! Va tutto bene, signore? Abbiamo qualche problemino. James sta viaggiando fuori controllo. Va velocissimo e sta andando dritto verso la stazione. Oh no, è sicuro? Ho perso il controllo! La mia carrozzeria! Certo. E se non rallenta si schianterà dritto contro la stazione. Dobbiamo farci venire un'idea. Che ne dici di un muro? Un muro è troppo duro e potrebbe fargli male. Non ho più idee. Serve qualcosa di morbido per attutire il colpo. Qualcosa che si pieghi quando gli sbatterà contro. Tipo un elastico di gomma. Esatto! Desidero diventare elastico! Cosa è successo? Beh, ora dovrei essere flessibile ed elastico. Posso tirarmi e aspettare che James mi venga addosso. Lo farò rallentare e gli farà da cuscino. Proviamoci. Non succede niente. Sì, potrebbe funzionare. Ora aspettiamo James. Dopotutto forse mi sbagliavo. James, in arrivo! Ti fermerò, James! Thomas, mi hai salvato! E non ho neanche un graffio sulla carrozzeria! Grazie, hai salvato anche la stazione! Prego, a entrambi! Ora vado a esprimere altri desideri di compleanno. Buon compleanno! Tanti, tanti auguri. Na 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 na. Il prossimo desiderio magico che esprimerò sarà grandioso. Penserò a qualcosa di davvero esilarante. Basta scimmiottare in giro. Scimmiette, tornate qui! Aspetta, delle vere scimmie? Rosie, stai bene? Oh, Thomas! Devo far tornare quelle scimmie al parco! Ma ogni volta che mi avvicino, scappano via! Ho già provato a dargli delle deliziose banane, ma appena mi vedono, fuggono! Mi è appena venuta un'idea! Rosie, vieni con me! Le scimmie non seguono te, ma forse seguiranno una banana. Cosa significa? Guarda,
desidero diventare invisibile. Thomas! Thomas! Dove sei finito? Sono qui! Dove? Non ti vedo! Perché sono invisibile! Ciò significa che nemmeno le scimmie mi vedranno. E quale scimmia potrebbe resistere a una banana che vola? Ecco fatto! Le scimmie sono tornate al parco in tutta sicurezza. Ah, molte grazie, Thomas. È stato un piacere rivederti e buon compleanno. Nessun problema, è a questo che servono gli amici. Questi desideri sono il miglior regalo di compleanno che un trenino possa ricevere. Chissà cosa potrei esprimere ora. Oh, è impossibile! Quella mi sembrava Nia. Spero stia bene. Nia! Nia! Eri tu! Oh, Thomas! Sono nei guai! Devo montare questo tendone da festa, ma servirebbero 10 trenini per farlo. Uno per ogni palo! È un bel problema. E la cosa peggiore è che le persone arriveranno a minuti. Non ho tempo di trovare altre 9 locomotive. E se non avessi bisogno di altri 10 treni? Cosa ne dici di me e altri 8 Thomas? Questo risolverebbe tutto. Ma come? Userò uno dei miei desideri. Desidero che appaiano altri 8 Thomas. Ciao! Oh? Buongiorno! Che emozione! Che numero sono? Ci sono troppi Thomas! Ci sono un sacco di Thomas! Sono l'ultimo? Qualcuno sta tenendo il conto? Arriveranno altri Thomas? Ok, penso di essere l'ultimo. Perfetto! Adesso che siamo in 10 possiamo aiutarti a montare il tendone, Nia! Oh, grazie Thomas! È fantastico! E forse anche un po' strano, eh? E ora montiamo questo tendone! Pronti al 3! 1! 2! 3! Ce l'abbiamo fatta! È tutto grazie a te, Thomas! E i tuoi piccoli Thomas! Nessun problema! Figurati! A presto! È il tuo compleanno, vero? Eh? Tanti auguri! Grazie! È stato un piacere, Nia! Ora vado a esprimere altri desideri! Quanti desideri magici mi siano rimasti ancora? Mi sono divertito così tanto che ho perso il conto! Sono sicuro di averne ancora molti. Ma adesso cosa potrei desiderare? Oh, dov'è andato? Eh? Devo trovarlo! È sparito! Ciao, Emily! Chi è sparito? Percy! Gordon! James! Un cucciolo di elefante! Ah! L'ho lasciato uscire a stirarsi la proboscide! Mi sono girata per un secondo e puff! È sparito! Ho paura di andare a cercarlo perché potrebbe nel frattempo tornare qui. Vado io a cercarlo. Oh, grazie Thomas, ma è solo un piccolo elefantino. E un treno rumoroso come te potrebbe spaventarlo. Ha bisogno di sentirsi al sicuro. Un altro elefante lo farebbe sentire al sicuro? Sì, sarebbe d'aiuto. Ma non è che possiamo esprimere un desiderio e fare apparire un elefante. Sì che si può se si hanno dei desideri di compleanno magici. Desidero diventare un elefante. Thomas, sei un elefante! Oh, scusami! Volevo dire che... Sì, lo sono! Adesso andrò a cercare il tuo cucciolo di elefante. Elefantino? Oh, elefantino! Dove sei, elefantino? Ah, così non funziona. Chissà se c'è qualcosa che posso fare per somigliare di più a un elefante. Lo so! Da quella parte! Ciao, piccolino! Sei al sicuro con me! L'ho trovato! Ho
Thomas! Ce l'hai fatta! Grazie davvero! Felice di aiutarti! Ora vado a... esprimere altri desideri di compleanno! Buon compleanno, Thomas! Ho espresso un sacco di desideri magici! Sono esausto! Ah, ma chi sto prendendo in giro? Potrei farlo tutto il giorno! Effettivamente, penso che lo farò! Sembra che Gordon stia facendo un sonnellino sulle rotaie! Sveglia, dormiglione! Thomas! Sì, che piacere vederti! Qui è tutto ok? Ah, sicuro che vada tutto bene? No! Cioè, sì! No, Thomas! Niente affatto, Ok. Cosa c'è? Mi sono rotto. E ho dei vagoni pieni di passeggeri che ora arriveranno tardi a destinazione. Forse posso aiutarti. È troppo tardi. Siamo già in grande ritardo. Servirebbe un treno super rapido con una super velocità per farli arrivare in tempo. Posso diventare un treno celere con una super velocità. Desidero diventare super veloce. Non è successo nulla. Non mi sono ancora mosso. Attacchiamo le carrozze. Ora non preoccuparti, Gordon. Porterò questi passeggeri a destinazione e sarò indietro prima che tu possa dire «Oh, che oltraggio!» Non saprei. Io so dire molto velocemente Oltraggio! Oh, cielo, Thomas! Ce l'hai fatta! Ovvio! È stato divertente! Felice di averti aiutato, Gordon! Grazie, Thomas! E a minuti dovrebbe arrivare qualcuno ad aggiustarmi. Quindi vai pure ad esprimere altri desideri di compleanno! Lo farò! Oh, e buon compleanno! L'ultimo desiderio che ho espresso è stato fantastico! Chissà se il mio prossimo desiderio sarà altrettanto bello. Ma certo che lo sarà! C'è odore di fumo! Aiuto! Aiuto! Sembra che Belle abbia bisogno di aiuto! Belle, cosa c'è che non va? Oh, Thomas, quel fienile sta andando a fuoco! Ma è troppo lontano dai binari! Ah, non riesco a raggiungerlo! Guarda! Dov'è Flynn, il camion dei pompieri? Lui potrebbe farcela. Si sta occupando di un altro incendio al panificio. Si è bruciata una torta. Che torta? Una torta di compleanno? Cosa? No, era la torta del martedì. Perché oggi è martedì. Beh, comunque sia, dobbiamo fare qualcosa per quel fienile in fiamme. Se solo ci fosse un mezzo di soccorso nei paraggi che potesse viaggiare giù dai binari. Beh, forse c'è! Desidero diventare un mezzo di soccorso! Wow! Thomas il camion dei pompieri! Pompiere Thomas, pronto a partire! E impaziente di agire! Io amo guidare giù dalle rotaie! È ora di spegnere il fuoco! Mi sembra a posto! Thomas! Hai dimenticato un punto! Ups! Grazie davvero, Thomas! Hai davvero salvato la situazione! Sempre felice di essere d'aiuto! Ehi, buon compleanno, Thomas! Ok, il mio prossimo desiderio magico sarà qualcosa di molto speciale! Ah, ma chi voglio prendere in giro? Sono stati tutti molto speciali! Ma quale potrebbe essere il prossimo desiderio? Harold, cosa è successo? Vuoi la versione lunga o quella corta? Quella corta! Mi sono rotto!
E la versione lunga? Mi sono rotto. Beh, mi dispiace, Harold. Il problema è che devo portare questa consegna sulla terraferma il prima possibile. E il ponte è rotto. Ah, che sfortuna. Ma penso di poterti aiutare. Desidero essere un elicottero. Sulla terraferma, giusto? Ci arriverò in un secondo. Fai attenzione, è molto pesante. Amo essere un elicottero. È pesante. Eccoci, ci siamo quasi. Solo un attimo, ce la posso fare. Ecco fatto. Oh, spero che Thomas stia bene. Thomas, è stato fantastico. Ce l'hai fatta. E non è finita. Ho portato il meccanico per aggiustarti. Oh, Thomas, sei il migliore. Ti auguro il miglior compleanno del mondo. I miei desideri hanno reso questo il miglior compleanno di sempre. Non riesco a credere che stia andando tutto così velocemente. Il tempo vola se si hanno a disposizione dei desideri di compleanno magici. Toby! Toby! Sembrava la voce di Henrietta. Spero stia bene. Henrietta, cosa c'è che non va? Io e Toby stavamo andando sulla collina di Gordon quando il nostro gancio di trazione si è rotto. Io sono finita giù dall'altro lato e ci siamo separati. Non so dove sia. Oh cielo, sono sicuro che insieme possiamo trovarlo. Ma potrebbe essere ovunque. Non lo troveremo mai. E se non dovessimo cercarlo? Se fosse lui a trovare noi? Cosa intendi, Thomas? Beh, più grande sei e meglio ti vedono. Desidero diventare un gigante. Thomas! Thomas, sono qui! Oh, Thomas, sei un gigante! Certo che lo sono! Ops! Scusa! Scusa! Toby ti vedrà per forza! Oh, Henrietta, dove sei? Henrietta! Henrietta! Thomas! Thomas! Eccolo qui! Oh, Henrietta, ti ho trovata! Tutto grazie a Thomas! Buon compleanno! È stato un piacere! Ora vado a esprimere altri desideri per il mio compleanno! Ah, adoro avere questi desideri magici da esprimere per il mio compleanno! Posso esprimere tutto ciò che voglio! Io desidero dei... palloncini! Palloncini? Rebecca! Oh no, i miei palloncini! Oh Thomas, stavo trasportando quei palloncini e li ho accidentalmente lasciati andare e ora non posso più riprenderli. Non darti per vinta, Rebecca. Userò uno dei miei desideri. Desidero poter volare come un palloncino. Wow! Woohoo! Sii prudente! Andiamo a prendere i palloncini! Ho quasi finito! Oh? Non andartene! Ce l'hai fatta!
Ora torno giù. Ecco a te, Rebecca. Un mazzo di palloncini sani e salvi. Non so come ringraziarti, Thomas. È stato un piacere. Ma a cosa ti servono questi palloncini? Non saranno mica per una qualche festa di compleanno a sorpresa, vero? No, no, niente di così entusiasmante. Adesso che ci penso? Thomas, buon compleanno! Grazie mille, Rebecca. Ora vado. Ho altri desideri da esprimere. Cielo! È piuttosto buio e nuvoloso qui sulla riva, vero? Forse dovrei usare uno dei miei desideri per mandar via le nuvole. Ma no, la giornata nuvolosa può anche essere piacevole. Devi funzionare! Devi! Ti prego, funziona! Skip, va tutto bene? No, niente affatto bene! La tempesta ha fatto saltare l'elettricità e ora il faro non funziona! Oh no! E c'è di peggio! C'è una nave diretta verso la spiaggia! Senza luce non vedrà la terra! E ci verrà dritta addosso! Ho provato qualunque cosa per aggiustarlo! Hai provato a desiderare di essere luminoso come un faro? Sì, ho provato anche quello! Aspetta, cosa? No, quello non l'ho provato! Come si fa? Con un desiderio di compleanno magico! Desidero di essere luminoso come un faro. Penso che questo funzionerà. Vorrei aver portato gli occhiali da sole. Ah, ma guarda, non sono abbastanza luminoso. Chissà se posso illuminarmi di più. Ha funzionato! Ce l'hai fatta, Thomas! Grazie mille! Ah! Oh, scusa! Come faccio a spegnermi? Grazie mille! Di niente, Skiff. Sono solo felice che la nave sia salva. Ma ora vado a esprimere altri desideri di compleanno! Buon compleanno, Thomas! Questi desideri di compleanno sono così divertenti! Non vedo l'ora di scoprire quale sarà il mio prossimo desiderio. Cosa posso esprimere adesso? Oh no! Quella voce infastidita sembrava proprio quella di Cranky. Devo vedere se sta bene. Ciao Cranky, va tutto bene? No, Thomas, non va bene proprio niente. Ho accidentalmente fatto cadere una cassa nell'acqua e devo recuperarla. Beh, forse posso aiutarti. Oh, te ne sarei molto grato, Thomas. Ma come? Da quanto mi risulta, i trenini non possono entrare sott'acqua. I trenini no, ma cosa ne dici di un sottomarino? Desidero diventare un sottomarino. Grazie mille, caro Thomas il sottomarino. Felice di aiutarti. Troverò quella cassa e sarò di ritorno tra poco. Ciao, pesciolini. Eccola. Oh no, è intrappolata nelle alghe marine. Mi serve aiuto. Ce l'hanno fatta! L'ho presa! Eccola! Missione compiuta! E non ce l'avrei fatta se non fosse stato per te, Thomas! E per quei pesciolini! Bene, buona giornata, Cranky! Oh, Thomas, un'ultima cosa! Buon compleanno!